E se l'amore che avevo non sa più il mio nome, come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore. Eleganza e raffinatezza hanno dominato la scena ieri sera presso il porto turistico Marina di Pescara, dove nell'ambito di Estatica si è tenuto il concerto di Fiorella Mannoia, organizzato da Elite Agency Group e Alena Entertainment. L'affascinante cornice delle barche ormeggiate, un suggestivo gioco di luci e qualche lampo nel cielo hanno contribuito a rendere l'atmosfera magica. Odio la sveglia che mi sveglia. Oh mio Dio, ma io come Giuda so prendermi nuda. La strada conosca tirati nel giorno. Fiorella Mannoia ha aperto il concerto con Caffè Nero Bollente, il brano con cui debuttò a Sanremo nel 1981, accompagnata dall'orchestra Saverio Mercadante, composta da 21 musicisti e diretta magistralmente dal maestro Rocco De Bernardis. La serata è proseguita con alcuni dei più grandi successi dell'artista, tra cui Come si cambia e Che sia benedetta, e con emozionanti tributi a Lucio Dalla e Francesco De Gregori, che hanno saputo coinvolgere e trasportare il pubblico. Un momento particolarmente toccante della serata è stato il duetto con il giovane cantautore Michele Bravi, durante il quale i due artisti hanno eseguito Maneggiami con cura, regalando una performance romantica che ha abbracciato il pubblico. E invece durante l'esibizione Fiorella ha incantato i presenti con Nessuna conseguenza, brano simbolico contro la violenza di genere, ricordando l'importanza dell'iniziativa Una Nessuna 100.000 per l'impegno a favore dei centri antiviolenza e citando l'associazione Ananche di Pescara. Mai una causa sociale aveva avuto così tanto successo, per cui grazie, grazie infinite, perché con questi ulteriori 300.000 euro abbiamo aiutato altri centri antiviolenza, uno dei quali è qui stasera, è il centro antiviolenza Ananche di Pescara. Un concerto, parte del tour dedicato ai 70 anni dell'artista, quest'anno sul palco dell'Ariston con Mariposa, durante il quale una voce straordinaria e gesti e movimenti che sembravano danzare tra le note hanno disegnato la musica con il corpo. E i ragazzi della scuola che partono già.